ritratti di Holbein segnano con precisione i simboli del rango sociale degli effigiati, ma non si fermano all'apparenza. La partecipazione psicologica e la precisione realistica lo renderanno uno dei più equilibrati e importanti ritrattisti del Rinascimento europeo. Vediamo nel dettaglio un ritratto del suo più importante committente, Enrico VIII. Holbein, pittore personale del sovrano inglese dal 1536, mostra qui tutta la propria abilità di artista. Le diverse consistenze dei materiali vengono rese in modo impeccabile. Basta confrontare il broccato di seta e la pelliccia, le decorazioni del vestito, gli sbuffi della camicia, la spada e i gioielli definiti fin nel dettaglio. La fisionomia di Enrico VIII è fedele alla natura, ma allo stesso modo rende atemporale l'immagine del re. Il dipinto reca l'iscrizione Anno aetatis suae 49, cioè Enrico all'epoca aveva 49 anni. La posa frontale del soggetto, la ricchezza dell'abito e dei gioielli, lo sguardo fisso verso l'osservatore restituiscono la vivida immagine della grandezza e del potere di Enrico VIII e alludono alle forti valenze politiche del matrimonio, seppur di brevissima durata, con la principessa Anna di Cleves. Il re è ritratto con l'abito indossato in occasione delle sue nozze con la quarta moglie, avvenute il 3 aprile 1540. L'opera fa parte di un gruppo di ritratti eseguiti da Holbein e dalla sua scuola. Il prototipo è il perduto dipinto murale della Privy Chamber della Whitehall, eseguito nel 1537, che raffigurava il re con la terza moglie Jane Seymour, l'unica delle regine ad avergli dato un erede maschio. L'attribuzione di questo ritratto è stata oggetto di molte discussioni. Considerata un'opera autografa di Holbein, una copia di un originale perduto, il lavoro della bottega del maestro, il lavoro di uno stretto collaboratore. Un'incisione ufficiale realizzata come riproduzione di questo ritratto conferma la sua importanza per l'iconografia del re. Inoltre, l'esame riflettografico del dipinto ha rivelato un caratteristico sottodisegno e altri dettagli che suggeriscono fortemente che l'opera è un Holbein autografo. Video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!